Eccoci qua pronti per un nuovo trekking. Siamo in Val Veneggia. Questa mattina fa abbastanza frescolino, sono meno 14. Abbiamo parcheggiato qua dietro al parcheggio del Pian dei Casoni. Vi lascio come al solito le coordinate qua sotto nella descrizione e adesso ci avviamo verso Baita Segantini. Sono circa 540 metri di dislivello. Da Baita Segantini poi proseguiamo verso Capanna Cervino, rifugio Capanna Cervino, da lì verso Malga Iuribello, poco prima della quale prendiamo il sentiero che ci porterà a Malga Veneggia, così completeremo il nostro trekking con un giro d'anello. Usciti dal bosco troviamo sulla nostra sinistra Malga Veneggia e appena giriamo lo sguardo in avanti si apre uno spettacolo meraviglioso sulle Pale di San Martino. Superata Malga Veneggia, la strada forestale prosegue in leggera pendenza e prossima tappa Malga Veneggiata. Ed ecco qua davanti a noi Malga Veneggiotta, che in estate è un ottimo punto di ristoro, ma adesso in inverno è chiusa. E da qua possiamo imboccare il sentiero Quinto Scaletto, qua a sinistra, che ci porta al Mulaz, al rifugio Mulaz, che ovviamente adesso è chiuso, aperto dal 20 del 6 al 20 del 9. Qua siamo ritornati in piena ombra, adesso ci vorrà ancora un bel po' prima di ritornare al sole e i meno 14 che c'erano al parcheggio li senti tutti, secondo me anche un po' meno di meno 14 saremo, Però bellissimo, bellissimo, proprio bello. Qua davanti a me Cimon della Pala e qua a sinistra le Pale di San Martino. Fantastico, un giro ragazzi poco impegnativo ma favoloso da fare sia d'estate che d'inverno, Baita Segantini sempre avanti dritti. Come vi dicevo prima, qua sotto partiva il sentiero per andare al rifugio Mulaz. L'ho fatto l'anno scorso d'estate, vi lascio qua sopra il link se volete andare a vederlo, bellissimo giro anche quello, chiaramente più impegnativo, molto molto panoramico, molto alpinistico. Ecco il sole che fa capolino dietro il Cimon della Pala. Da qua comincia il tratto leggermente più ripido, ancora 2,5 km con 220 metri di dislivello per raggiungere Baita Segantini e la strada forestale prosegue ad ampi curvoni in salita.
arrivi al sole è tutta un'altra storia, anzi fa anche caldo al sole. Quando salite quest'ultimo tratto, ogni tanto fermatevi, giratevi e ammirate questo splendido panorama sul Cimon della Pala. Non ho parole! Guardate che meraviglia, che spettacolo! Ormai mancano poche decine di metri e siamo arrivati a Baita Segantini. Qui a fianco del rifugio Baita Segantini possiamo imboccare il sentiero che ci porta al trekking del Cristo Pensante. Trekking che abbiamo fatto, se non sbaglio, l'anno scorso in estate, e se volete vedere il video lascio il link alla fine di questo video, assieme a quello della salita al rifugio Mulaz. Raggiunto il rifugio Baita Segantini, il tratto in salita è terminato, abbiamo percorso i nostri 540 metri di dislivello, adesso proseguiamo completamente in discesa verso il Passo Rolle e andiamo al rifugio Capanna Cervino, dove ci fermeremo a mangiare, perché anche oggi ce lo siamo proprio meritato un bel pranzetto. Eccola qua davanti a noi, Capanna Cervino, 10 minuti dai, 10 minuti di cammino da Baita Segantini e la si raggiunge. Super 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 ristorati, un bel piattone di canederli e dei dolci favolosi. Se vi fermate qua a Capanna Cervino non perdete i dolci, perché sono fantastici. Adesso proseguiamo in direzione della Malga Iuri Bello. Superate le piste da sci, proseguiamo in un bel saliscendi in direzione di Malga Iuri Bello. Attenzione che non ci sono cartelli, per cui seguire le tracce, seguire il sentiero sulla neve. Ecco qua sotto sulla nostra sinistra Malga Iuri Bello. Noi chiaramente non dobbiamo andare fino alla Malga, ma dobbiamo girare prima a destra. Arrivati in vista di Malga Iuri Bello, chiaramente, come ho detto prima, non la dobbiamo raggiungere, ma arrivati a questo incrocio prendiamo a destra verso Malga Veneggia. Terminato il tratto dove attraversiamo tutti i pratoni al sole, rientriamo nel bosco e subito una bella discesa, una bella impegnativa. Occhio qua su questo tratto, sopra questo canalone, perché se scivoli non la racconti proprio. Qua a questo incrocio teniamo il sentiero di sinistra, ancora 30 minuti per arrivare a Malga Veneggia. Pazzesco, guarda questo rio com'è completamente gelato. Bellissimo comunque. In fondo, dall'altra parte della valle, Malga Veneggia.
Adesso qua proseguiamo, penso ancora un quarto d'ora, 20 minuti, e raggiungiamo la strada forestale. Il sentiero che proviene da Malga Iuribello sfocia sulla strada forestale proprio di fronte a Malga Veneggia. Adesso ci aspettano circa 10-15 minuti di cammino per arrivare al parcheggio. Questo giro d'anello ha un dislivello positivo di 540 metri, grosso modo sono 14 chilometri, lungo 14 chilometri, e mettete pure in conto circa 5 ore di camminata per fare tutto il giro. Bene, adesso noi velocemente raggiungiamo l'automobile, e allora anche questo video, ragazzi, termina qua, perciò alla prossima, ciao!